aspettative, misteri, segreti. Il 2020 di Switch sembra uscito direttamente da un romanzo di Agatha Christie. E se Nintendo non deciderà presto di organizzare un nuovo Direct sulla lineup di quest'anno, tutti noi fan rischiamo un coccolone. Mentre brancoliamo nel buio tra TBA, TBD e generici 2020, ecco la consueta lista dei 10 giochi che più aspettiamo. O meglio, speriamo di vedere su Switch nei prossimi 12 mesi. Per mantenere un briciolo della nostra sanità mentale, cominciamo questa selezione con uno dei due giochi di questa top con una data di uscita ben definita. Animal Crossing New Horizons, un titolo attesissimo che segna il debutto su Switch del simulatore di vita Nintendo, tra qualche novità e il ritorno di tutte quelle caratteristiche che lo hanno reso uno dei brand più apprezzati dai fan. Si tratta dunque di esplorare e trasformare un'isola e i suoi animali antropomorfi in una vera e propria comunità, costruendo passo dopo passo il tipico clima da villaggio. Il 20 marzo 2020 verrà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch. Il 2020 sarà l'anno anche di Bayonetta 3. Ce lo sentiamo, anzi ne siamo sicurissimi. D'altronde il director Hideki Kamiya ha da poco ribadito che lo sviluppo procede a gonfie vele. Sì, ok, è tipo la quarta volta in due anni che lo fa, ma siamo certi che questa sarà finalmente la volta buona. Fidatevi quindi e presto potremo vedere la strega di Umbra in azione all'interno di un nuovo episodio delle sue avventure tra combattimenti tecnici e coreografici, boss giganti e battute ammiccanti. Ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch. Dai diavoli di Bayonetta ai demoni di Doom il passo è tutto sommato breve. E tra un massacro e l'altro, il nuovo capitolo della saga id Software potrebbe essere un modo eccezionale per ingannare il tempo. Peccato che anche Doom Eternal per Switch non abbia una data di uscita sicura, quindi per giocarlo bisognerà aspettare un po' di più rispetto al 20 marzo fissato per PS4, Xbox One e PC. Ma sarà sicuramente un concentrato di adrenalina e azione tale da ripagare qualsiasi attesa. Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, è stato annunciato a sorpresa durante il Nintendo Direct dello scorso settembre, facendo la gioia dei tanti e tantissimi fan che avevano amato il primo capitolo del 2010. Un titolo divisivo, è vero, ma capace di portare in scena una storia e dei personaggi diversi da qualsiasi altra cosa si sia mai vista in un videogioco. Il sequel seguirà le indagini a Boston di un agente dell'FBI che saranno a loro volta connesse a quelle condotte dal protagonista del primo capitolo, Francis Morgan, a New Orleans, e arriverà su Switch proprio nel corso del 2020. Realizzato dalla divisione di Quebec City di Ubisoft, nota per aver guidato lo sviluppo di Assassin's Creed Odyssey, Gods and Monsters è un'avventura fantasy che torna a sfruttare l'ambientazione greca all'interno di un mondo aperto popolato da dei e mostri leggendari. Si tratta quindi di una nuova IP interessante che merita sicuramente grande attenzione. Oltre che su Switch, la sua uscita è prevista anche su PC, PS4 e Xbox One, ma anche in questo caso non abbiamo una data precisa. Vero e proprio seguito di quello che è considerato uno dei migliori Metroidvania degli ultimi anni, Hollow Knight Silksong avrà una nuova protagonista, nuovi nemici e boss e un nuovo mondo da esplorare. Pare infatti che saranno più di 150 nuovi avversari, mentre i poteri dell'agile Hornet aggiungeranno meccaniche inedite e renderanno il gameplay vario e appassionante, o almeno lo speriamo. Dovrebbe arrivare su PC e Switch nel corso dell'anno. A proposito di Metroidvania, nel 2020 vedremo anche Metroid Prime 4. È difficile dirlo, ma dopo il riavvio dei lavori è dura pensare che il gioco possa essere pronto nei prossimi 12 mesi. Il gioco è comunque prioritario sui nostri radar, quindi vi consigliamo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi nessuna nuova informazione sul ritorno di Samus. Dopo lo spin-off Travis Strikes Again, No More Heroes 3 riporta sulle nostre Switch un nuovo episodio della serie principale. Un titolo che promette una trama folle, degna dei primi due capitoli, dove potremo tornare a vestire i panni di Travis Touchdown mentre dà la caccia a Fu per salvare il mondo. Per quanto riguarda la finestra di lancio, lasciamo a voi indovinarla. Esatto, un generico 2020. Non sarà l'atteso porto del quinto capitolo della serie Atlus, ma Persona 5 Scramble merita comunque grande attenzione. Questo particolare crossover tra Persona e Dynasty Warriors arriva infatti dopo una manciata di esperimenti di buona qualità, da Hyrule Warriors a Fire Emblem Warriors, passando per Dragon Quest Heroes, che hanno dimostrato come la saga di Koei Tecmo possa essere declinata in maniera originale e divertente anche all'interno di universi caratterizzati da uno stile di gioco totalmente diverso dal Musou. Il gioco è atteso in Giappone il 20 febbraio su PS4 e Switch, ma non abbiamo ancora notizie sull'uscita in Occidente. Parlando di Atlus poi, non si può non pensare a Shin Megami Tensei 5. Il team ha assicurato che il gioco è ancora in sviluppo, e chissà che non ci arrivino novità proprio in questo 2020.
The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è senza dubbio uno dei giochi più attesi da possessori di Switch e in generale da chiunque ami i videogiochi. Sì, perché nel 2017 l'arrivo dell'ultimo capitolo della saga Nintendo ha avuto un impatto impressionante e ha spinto le vendite di Switch fin dal lancio. Magari un seguito diretto non riuscirà ad avere la stessa eco e non sappiamo ancora se arriverà nel corso del 2020, ma le nostre aspettative sono comunque altissime e non vediamo l'ora di scoprire cosa succederà ad Hyrule. Trials of Mana è un remake in alta definizione del terzo capitolo della serie Mana, pubblicato originariamente in Giappone con il titolo di Seiken Densetsu 3. Una revisione che dovrebbe ricostruire il gioco da zero e che rappresenta quindi un vero e proprio must have per i fan della saga Square Enix e per chi ama questa particolare incarnazione esplorativa dei giochi di ruolo giapponesi. In più ha una data di uscita ben precisa, non solo su PC e PS4, ma anche su Switch. Infatti arriverà su tutte le piattaforme il 24 aprile 2020. Questi erano i 10 giochi per Switch che noi di Multiplayer.it aspettiamo di più nel 2020. Ci sono però tanti altri titoli in arrivo nel corso dell'anno e oltre. Fateci quindi sapere nei commenti quali sono i vostri preferiti e quali altri brand vorreste vedere protagonisti del prossimo Direct. E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace per avere altre top 10 e contenuti dedicati a Nintendo Switch, proprio come quelli che vedete in sovraimpressione.